Ciao, sono Omar. Nel mio canale troverete video in italiano e spagnolo per informare e spiegare in modo semplice gli esami che vengono svolti in risonanza magnetica. Come promesso, cercherò di trattare un tema, un argomento per video, per facilitare la ricerca di informazioni all'interno del mio canale. Oggi la mia attenzione sarà sull'utilizzo corretto e sicuro delle mascherine durante l'esame di risonanza magnetica. Il 2020 è stato caratterizzato dalla pandemia causata dal Covid-19. Questa pandemia ha causato e cambierà tante nostre abitudini. L'utilizzo delle mascherine è e sarà un'abitudine che ha caratterizzato il 2020 e probabilmente caratterizzerà anche il 2021. Se volete capire come utilizzare correttamente le mascherine durante l'esame di risonanza magnetica senza correre alcun rischio di bruciatura, lo scoprirete in questo video. Lo spunto per questo video l'ho ricevuto dopo la lettura di una comunicazione di sicurezza fatta dall'Agenzia per gli alimenti e i medicinali statunitense, l'FDA, che è l'ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici, pubblicata il 7 dicembre 2020. Comunque lascerò in descrizione il link del comunicato. Il discorso legato alla sicurezza in risonanza magnetica è molto complesso e molto ampio. Questo video è unicamente centrato su un caso descritto appunto nel comunicato di sicurezza del 7 dicembre 2020, dove un paziente è risultato ustionato, bruciato a livello del volto durante l'esecuzione di una risonanza magnetica del collo perché utilizzava una mascherina non compatibile con l'esame di risonanza magnetica. Il livello di sicurezza in risonanza magnetica comunque deve essere sempre massimo e a causa delle misure legate alla pandemia, il livello di sicurezza non deve mai abbassarsi. Durante gli esami di risonanza magnetica non devono mai essere introdotti all'interno della sala d'esame oggetti non compatibili con l'esame. Durante la pandemia causata dal Covid-19, questa regola fondamentale deve essere sempre rispettata. Dimenticavo, ricordatevi di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanella per essere aggiornati sull'uscita dei nuovi video. È del tutto gratuito, ma permette di aiutare il mio canale a crescere. Mi raccomando, non dimenticatevi di cliccare su mi piace alla fine del video se avete trovato informazioni utili e interessanti che stavate cercando. Mi sembra giusto precisare che questo video è stato girato in gennaio 2021, perciò le direttive sull'utilizzo delle mascherine negli ospedali, nelle cliniche o nei centri radiologici possono cambiare rapidamente. La mia intenzione non è di spaventare i pazienti o i colleghi tecnici di radiologia, ma semplicemente di comunicare un potenziale pericolo e di cercare di evitare incidenti. Quando è necessario che un paziente indossi una mascherina durante l'esame di risonanza magnetica, come appunto durante il periodo del Covid-19 che stiamo vivendo, dobbiamo assicurarci che la maschera non contenga metallo. Alcune mascherine possono contenere parti flessibili, ad esempio per far aderire correttamente la mascherina al naso, che potrebbero contenere metallo. Ma anche i tessuti delle mascherine potrebbero contenere metallo. Se l'assenza di metallo non può essere confermata ed è ritenuto opportuno che il paziente indossi una maschera, deve essere utilizzata una maschera alternativa in cui l'assenza di metallo può essere confermata. I tecnici di radiologia che eseguono esami di risonanza magnetica devono fornire mascherine
senza metallo e compatibile ai pazienti che saranno sottoposti a una risonanza magnetica. Le bruciature da oggetti metallici indossati da un paziente durante esami di risonanza magnetica sono un problema purtroppo noto nel mondo della radiologia. Quindi tengo a sottolineare agli operatori sanitari e ai pazienti di non indossare alcun metallo durante gli esami di risonanza magnetiche, mascherine comprese chiaramente. Se si ritiene opportuno o obbligatorio che un paziente indossi una mascherina durante l'esame di risonanza magnetica, i tecnici di radiologia che eseguono l'indagine radiologica devono confermare che la maschera che il paziente indossa è priva di metallo oppure fornirne una compatibile. Mi auguro che tutte le informazioni ricevute permettano di aiutare a svolgere esami di risonanza magnetica con più consapevolezza. In conclusione, state tranquilli, dato che l'esame di risonanza magnetica è sempre stato sicuro, chiaramente se vengono applicate tutte le norme di sicurezza. Se hai ancora qualche dubbio o domanda, non esitare a commentare qui sotto. Ti risponderò il prima possibile. Se il video ti è piaciuto, non dimenticarti di cliccare su mi piace e se vuoi rimanere aggiornato, iscriviti al mio canale e attiva la campanella. Un saluto e a presto per il prossimo video.